Ciao e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabriele, benvenuti anche sul mio camper. Oggi andiamo a fare una modifica, andremo a installare una striscia LED nel vano che c'è sotto il divano. Per quale motivo andiamo a metterlo? Lì di solito noi mettiamo le scarpe, un vano che abbiamo dedicato alle scarpe perché è proprio vicino alla porta d'ingresso, ma è sempre buio, non riusciamo mai a trovare le scarpe che ci servono. In quel vano lì, nello specifico, è anche il vano delle batterie, c'è il caricabatterie, c'è il regolatore di carica dei pannelli solari, quindi è un vano tecnico che ha questo sportellino e nello spazio che avanza noi mettiamo le scarpe, abbiamo anche l'inverter. Quindi andiamo subito, non dilunghiamoci nelle chiacchiere, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e metteteci un like. Vai con la sigla! Il vano, come vedete, è questo qua, sotto questo divanetto. È un vano un po' particolare perché, essendoci anche le batterie, caricabatterie, inverter, tutti questi, diciamo, centraline elettroniche, ha un'apertura un po' particolare. Chiaramente ha l'apertura sul lato, quella che si usa normalmente, ma si può anche aprire dall'alto. Quindi, per riuscire a lavorare meglio e con maggior comodità, andiamo a sollevare il coperchio. Vi faccio vedere come si fa. Dobbiamo iniziare staccando i cuscini. Uno, questo cuscino, come vedete, è bloccato, ma bisogna sollevarlo leggermente dietro. Ci sono dei ganci, li vedete qua, basta sganciarle. Uno e due. E anche il secondo cuscino l'abbiamo tolto. A questo punto andiamo a schiacciare il bottone. Ecco qua che il vano l'abbiamo aperto. Per riuscire a lavorare in tranquillità io ho già lasciato sempre qua sotto questo elastico, vado a fare un giro e lo aggancio qua dietro, così faccio il giro lì e lo aggancio lì, così l'abbiamo aperto e abbiamo possibilità di lavorare con molta comodità, spazio molto ampio. Ragazzi, l'idea è questa: ho comprato questi micro qua, questi contatti su Amazon, vi metto comunque il link qua sopra. L'idea è quella di andare a installare questi vicino alla portina per far sì che nel momento in cui si vada ad aprire la portina il micro scatta e quando si chiude la portina si richiude, in modo da avere le luci che si accendono e si spengono automaticamente con l'apertura e la chiusura della portina. Andremo a mettere quindi il micro e poi ho qua una striscia LED, quindi andremo a mettere la striscia LED che sarà quella che effettivamente farà luce. Procediamo con l'installazione e vi faccio vedere passo passo cosa andrò a fare. Questa è la portina, il micro ce l'ho qui, l'idea è di andare a fissarlo qui con due viti, di modo che quando la porta si va ad aprire lui scatta e quando si richiude ecco che va di nuovo a schiacciare. Quindi lo dobbiamo fissare in questo punto qua dove c'è questo piccolo travetto che ci dà la possibilità di fissarlo, è un rinforzo, quindi lo possiamo fissare qua, ha già lo spazio per metterci le due viti. L'unica cosa che ho notato è che dovrò andare a tagliare questa piccola rotella rossa, quindi taglierò questa parte qua perché sennò fa spessore e non riuscirei ad andare ad avvitare, dovrei mettere ancora un altro spessore, ma secondo me la cosa più semplice è andare a tagliare questo. Devo dire che quando li ho acquistati su Amazon c'era anche la possibilità di prenderli già senza questa rotella, inizialmente avevo un'altra idea, quindi l'ho presi con questa rotellina qua, adesso non mi serve, quindi non c'è problema, andiamo a tagliarla. E qua sopra andremo a installare la striscia a LED. Procedo col tagliare questo pezzettino e poi vediamo come procedere con i collegamenti. Tanto è tutto molto semplice, qua c'è la batteria dei servizi, lì c'è il caricabatterie, il pannello solare, caricabatteria del pannello solare, quindi dovrò poi andare a capire qua bene su che cavo posso andare ad attaccarmi. Proviamo a tagliarlo, io ho preso queste tronchesine. Vediamo se si riesce. Da una parte l'ho già tagliato,
tagliato da entrambe le parti. Adesso lo vado leggermente a limare e poi dovremmo essere a posto. Vedete, il contatto comunque funziona. Per evitare che rimanga un po', vedete, un po' frastagliato, che poi va a rigare la portina proprio come ulteriore protezione, ci metto un pezzo di guaina termorestringente. Allora, iniziamo segnando bene dove va fissato. Dopo averlo segnato, dobbiamo preparare per le viti. Le viti che andremo a mettere sono queste qui, però prima vado a forare in modo da non spaccare nulla. Avrei anche potuto utilizzare il trapano, ma non mi ci passava, quindi ho preferito andare a mano. Possiamo provare a fissarlo. Possiamo fissare anche la seconda. Perfetto. Vediamo un po'. Direi che ci siamo. Ok ragazzi, abbiamo rimosso la batteria e rimosso anche il pianale che c'è lì sotto, così siamo riusciti ad arrivare a tutti quanti i contatti. Ho letto il libretto di istruzioni della centralina del caricabatterie. Dobbiamo andare a prendere la corrente per far accendere i LED direttamente qua, da questi due con il connettore qua. Nel nostro caso specifico il 2 e il 3 di questo connettore qua centrale. Si vede direttamente sul libretto delle istruzioni. Adesso ve lo faccio vedere. Sono i due cavi che danno corrente alle luci. Le luci di tutto il camper passano da quei due cavi lì. Quindi andiamo a intercettarli. Sicuramente riusciremo a intercettarli da questa morsettiera grande qua sotto, e così riusciamo a dare corrente anche a questo... a queste luci. Per quale motivo prendiamo corrente di lì e non direttamente dalla batteria? Per il semplice fatto che quando dalla centralina poi spegneremo le luci, anche queste luci qua saranno spente. Quindi nel momento in cui metteremo il camper in rimessaggio, staccheremo tutto e siamo sicuri di non avere consumi, quindi che porterebbero poi la batteria a zero. Il libretto di istruzioni è questo qua, vedete? Noi dobbiamo collegarci qua, JP10, lo vediamo qua. L'1 e il 2 sono negativi, il 3 sono le luci. Quindi lo vedete qua, 1, 2 e 3, sono questi connettori qua. Quindi ho pensato di collegarmi al 2 per il negativo, al 3 per il positivo delle luci. Quindi questi due qua. Allora ragazzi, ho seguito i fili, quelli lì, il marrone e quello lì, vedete, bianco e nero, ok? Li ho seguiti, vanno in questa morsettiera qua e li ho identificati. Sono il marrone, lo vedete lì, bravissimi, e quello bianco un po' nero invece è questo qua, bianco e strisciato nero, esatto. Quindi ho provato a collegare col tester, mi dà che così corrente c'è, lo vediamo anche insieme. Allora, il marrone lì, bianco e nero lì, vedete, mi dà che così corrente c'è. Se io invece vado sulla centralina, stacco le luci, torno qua, lo provo di nuovo e vedete che sul tester corrente non c'è. Quindi detto ciò, il negativo, quello lì bianco e strisciato di nero, il positivo è quello là marrone, li abbiamo identificati. Adesso facciamo passare i cavi. Allora dobbiamo iniziare
a spelare i cavi. Io ho preso questi cavi qua, sono abbastanza piccoli, ma il carico è sicuramente molto basso, una striscia LED, una piccola striscia LED, quindi dovrebbero bastare. Ok, abbiamo spelati, ho preso anche i morsetti, quindi andiamo ora a crimparli. Ecco qui. Non ho la crimpa cavi dietro. Faccio con le pinze, poi magari dopo li ripasso. Questo è il primo, stesso lavoro su questo qua rosso. Anche questo è a posto. Possiamo iniziare con i collegamenti e poi fare le saldature. Vediamo anche dove collegare i cavi sul micro. Allora, ho impostato il tester, come vedete qua, dove c'è il segnale dell'audio. Questo vuol dire che va semplicemente a controllare se il circuito è aperto o chiuso. Vedete che se toccano insieme va a suonare. Quindi il comune dovrebbe essere questo. Allora, portina chiusa, questo qua non è quello che dobbiamo collegare, se no le luci funzionerebbero al contrario. Dobbiamo questo normalmente, ok, qua normalmente aperto, quando apro si chiude il circuito, quindi le luci si andranno a accendere, quando chiudo si spengono. Ecco qua che vedete che funziona. Bene, dobbiamo andare a saldare, mettere la striscia LED, incollarla e fare gli ultimi collegamenti. Ho già preso le misure, la striscia LED che metteremo è un pezzettino abbastanza corto, tanto non serve tantissima luce. Vedete, c'è il simbolo di dove possiamo tagliarlo, quindi prendo le forbici e la vado a tagliare esattamente sulla linea. Perfetto. Sempre sulla striscia LED c'è scritto, ve lo faccio vedere di qua, si vede meglio, c'è scritto già positivo e negativo, non so se lo mette a fuoco, ecco qua, vedete positivo e negativo. Qua dovremo andare a saldare i cavi, quindi chiaramente il positivo dove c'è il più, il negativo dove c'è il meno. Possiamo iniziare a saldare, ho già spelato la punta del cavo, dobbiamo andare a saldare quello nero ovviamente sul negativo. Qua aveva già una precedente saldatura, quindi andiamo a sciogliere lo stagno e ci andiamo a mettere il cavo nuovo. Poi per completare aggiungiamo un po' di stagno. Ok, come vedete la prima saldatura è andata, vediamo se riesco a mettervelo a fuoco, ecco qua. Adesso saldiamo anche quello rosso. Di quello rosso, quindi del positivo, ne basta un pezzettino molto piccolo perché dovrà poi passare attraverso l'interruttore, attraverso il micro. Procediamo a questo punto con incollare la striscia LED. Dobbiamo riuscire a staccare il biadesivo che è già presente sotto, ci vuole un po' di pazienza, soprattutto se uno non ha tanto le unghie lunghe. Ecco qua, vedete, stacchiamo tutto l'adesivo e poi andiamo a incollare dove vogliamo, dove ci serve. Ecco qua, facciamo aderire bene tutta la parte di striscia LED. Ok, ora dobbiamo fare gli ultimi collegamenti.
ovvero il cavo rosso io adesso l'ho lasciato lungo, lo andrò a tagliare, lo spelo, lo vado a collegare sui contatti che vi avevo già fatto vedere prima, e poi ultimo passaggio andremo a piantare entrambi i morsetti che avevamo già preparato prima. Taglio il cavetto rosso, tanto il collegamento è subito lì, quindi è molto corto, basta un pezzo veramente corto. Perfetto. A questo punto il cavo che è collegato direttamente col morsetto lo dobbiamo andare a saldare su questo qua, quindi sul, ecco, si vede un po' poco, lo dobbiamo andare a collegare sul comune. Questo qua rosso piccolo piccolo, che è molto molto corto, dobbiamo andare a saldarlo sull'ultimo morsetto qua, che è il normalmente chiuso, quello lì. Inizio col saldare questo qui che arriva direttamente dalla striscia sul normalmente chiuso. Saldatura effettuata. Ultima saldatura da fare è questo qui, che è quello che porta l'alimentazione, quindi il positivo, quello collegato al morsetto, che dovremmo andare a saldarlo qui sul comune. Ok ragazzi, anche l'ultima saldatura è andata, c'è anche un po' di fumo. Abbiamo qua i nostri due connettori che abbiamo preparato prima. Allora, se non ricordo male, avevamo detto il negativo lo dobbiamo collegare qua. Ok, il positivo invece avevamo detto che va collegato sul marrone, quindi quest'altro qua. Ok, collegamenti sono a posto, facciamo un test e vediamo se funziona. La parte dei collegamenti è terminata, adesso vediamo se funziona e poi ovviamente dobbiamo ancora andare a fascettare i fili e metterli bene, bene a posto, in posizione. Allora, vediamo subito. Portina chiusa, luci spente, portina aperta, luci accese. Ok. Direi che il lavoro, per lo meno la parte di collegamenti, è terminata. Non ci resta adesso che mettere tutto in ordine, mettiamo ancora qualche fascetta, fissiamo tutti quanti bene i cavi in modo che non diano più fastidio. Comunque anche questo lavoro è andato. Io, per tenere tutto fermo bene in ordine, ho comprato questi qua, sono adesivi, sono dei pezzi adesivi, e poi si possono fissare con delle fascette. In questo caso io ce l'ho azzurre, quindi fisserò con queste fascettine qua. Faccio lavoro e vi faccio vedere poi il lavoro ultimato. Allora, come vedete, ho infascettato tutto quanto il cavo e siamo a posto. Adesso bisogna soltanto più rimontare il pianale, rimettere a posto la batteria, l'inverter e concludere tutta quanta l'installazione. Perfetto ragazzi, lavoro completamente terminato. Abbiamo già anche rimontato il sedile, vi faccio vedere come funziona. Allora, ecco qua. Allora, andiamo ad aprire. Nel momento in cui apriamo c'è luce. Come facciamo per chiudere? La luce si spegne e noi possiamo chiudere. Nel frattempo ne ho anche approfittato, se vi ricordate prima l'inverter era qua sotto, occupava un po' di spazio, io ora l'ho attaccato lì sopra, vedete, l'ho attaccato lì, è fermo lì sopra, così occupa un po' meno spazio e abbiamo recuperato ancora un po' di spazio per mettere le scarpe. Per questo video direi che è tutto, io a questo punto vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se siete arrivati fino qua, mi raccomando, metteteci un like, ciao a tutti e buoni chilometri.